Meghan Markle è di nuovo sulla bocca di tutti. Non c'è pace per la neoduchessa che, oggi più che mai, è sotto i riflettori. Da quando c'è stato l'annuncio ufficiale del fidanzamento con Harry, la ex attrice di Suits non ha avuto più pace. Tutti stanno lì ad osservarla, a giudicarla, ad aspettare che commetta qualche errore. E Meghan, di errori, ne sta commettendo un bel po', non lo fa di proposito, è ovvio. Ma li fa, e molti, nonostante ciò pare che sia la preferita della regina Elisabetta che, per lei avrebbe fatto numerosi strappi alla regola, e sarebbe passata sopra numerosi scivoloni. Per dire, Meghan è stata la prima giovane della famiglia reale, che ha avuto l'onore di salire sul treno reale. Si tratta di un privilegio pazzesco. A ogni modo, Meghan, un po' perché caricata di aspettative, un po' perché deve ancora prendere confidenza con l'etichetta, ne sta combinando parecchie. E no, stavolta non c'entra nulla la spesa folle sostenuta da Carlo per comprare abiti alla Markle. Continua a leggere dopo la foto: non ne sapete nulla. Ebbene, pare che il principe Carlo, dal giorno del fidanzamento ufficiale dell'ex star di Suits con Harry, abbia speso, tra vestiti, gioielli, borse e via dicendo, quasi un milione di euro. In soli 7 mesi. Non osiamo immaginare di cosa sarà capace la Markle in futuro, beh, certo, molto diversa da Kate Middleton che, come tutti sanno, ama anche vestire low cost e riciclare i vestiti. A ogni modo, non è questa la questione che vogliamo affrontare oggi. Continua a leggere dopo la foto qual è lo scivolone del giorno. Dunque, durante un evento formale, Meghan Markle ha provato a stringere la mano del marito. E che c'è di male? Niente, se non sei un reale. Ma se sei reale il problema c'è? Perché stringere la mano del compagno significa infrangere il protocollo. È successo a Buckingham Palace, dove la Markle era col marito al Kensington Gardens Awards. A un certo punto, come mostrano le riprese, lei tenta di prendere la mano di lui, e, patatrac. L'errore viene subito notato. Secondo gli esperti di etichetta, non è corretto per i membri della famiglia reale mostrarsi in situazioni intime durante eventi ufficiali. Continua a leggere dopo la foto Harry, però, che ne sa più di lei, fa finta di nulla, e evita la mano della moglie. La regina raramente porge le mani al marito, e questo ha stabilito una regola non scritta per gli altri reali, ha detto l'esperto Robin Kermode al Mirror. Nonostante appare chiaro il legame tra Kate e William, non sono mai stati colti, da telecamere e fotografi, in atteggiamenti teneri durante affari ufficiali. Gli utenti del web l'hanno massacrata per questo errore. Stranamente no. Anzi, l'hanno difesa. Strano. Quando aveva accavallato le gambe di fronte alla regina, erano stati molto cattivi con lei. Qui il